Amici, buongiorno e ben ritrovati sempre nel mio piccolo laboratorio. Allora, iniziamo la seconda parte di quel che può essere sto progetto. Forse non l'ho ancora intitolato, o forse l'ho messo il titolo nel primo video, non mi ricordo. L'armadio tecnologico, chiamiamolo così. Allora, nella prima parte, nel primo video, abbiamo visto la preparazione di quel che è il vassoio, che poi conterrà vassoio scorrevole che conterrà le macchine di stampa. Avevo anche detto, visto che sotto c'era questa cassettiera, una vecchissima cassettiera di Ikea, di naturalmente facendo, estraendo dal calcolo della nicchia a disposizione la misura in altezza del portale, di tagliare la cassettiera. Allora, sto facendo dei calcoli che secondo me non tornano, cioè i torni non contano o i conti non tornano. Abbiamo una misura per la quale se io taglio tutto sotto vado a spaccare un cassetto ai 2/3. Io ho detto che ne perdevo uno cassetto, non uno e mezzo, ok? A prescindere che poi il cassetto come contenimento è minore di avere una mensola e sfruttare tutta l'area, diciamo, del vano. Il cassetto porta via, perché comunque c'è la struttura, perché comunque ci sono gli scorrevoli. Insomma, carica meno il cassetto. È più comodo per un utilizzo di tutti i giorni, però carica meno come giacenza di materiale. Allora, io ho ben pensato, se la cassettiera la devo comunque... Cioè, dovrei eliminare l'effetto gola. Ci sono tutte queste bacchette, queste catene, che servono per distanziare i cassetti, perché il cassetto di questa cassettiera ha il taglio inclinato sopra. Io, se modifico i cassetti, andrei a montare le maniglie, perché quel taglio lì, come maniglia, lascia il tempo che trova. Quindi dovrei estrarre tutte le catene, tagliare la struttura, rinforzarla, perché giustamente se io perdo le catene di fissaggio ai due fianchi, la cassettiera va dove vuole. Capisco anche che è all'interno di una nicchia, ma mica ci devo mettere 18 quintali di viti perché stia su, no? Facciamo una cosina fatta bene. Allora, tolgo le catene, taglio la schiena, rifisso sotto una catena frontale inferiore al cassetto per tenere i fianchi, perché stia un po' in piedi, insomma. Rimodulare tutti quanti gli scorrevoli, perché giustamente se adesso io tolgo le gole e non uso più la mano sopra al cassetto per aprirla, ma ci metto una maniglia personalizzata come tutte quelle che ho, i frontali li devo avvicinare tra di loro. E questa, cioè, se io prendo 4 pezzi di truciolare di bilaminato e la faccio da zero, mi costa meno a livello di tempo, parlo. Capisco il riciclo, però a volte, ragazzi, bisogna sempre valutare se il gioco vale la candela. Ecco, bisogna sempre fare i conti fatti bene. Ora come ora, a sto punto, se io sta cassettiera la elimino, perché ho pensato a sta cosa, cioè, poi i frontali dovrei carteggiarli, rilaccarli, cioè, tutta la struttura dovrei un attimo sistemarla, quindi non so se ne vale la candela. Allora, se il gioco vale la candela... La nicchia che noi abbiamo a disposizione è questa. Allora, io qui ho un portale che partirà. Questa mensola diventa intoccabile perché questo piccolo magazzino serve. Qui, come dicevo in precedenza, monterò una porta a rialza con una buona finitura in legno, così lega un po' con tutto il resto. Abbiamo 103,8 centimetri di abbassamento da questa mensola per la nicchia, per il portale che ci serve. Quindi sotto ci restano 64 centimetri e mezzo. Ora come ora, se io una mensola uguale a questa che ce l'ho recuperata la vado ad installare all'altezza giusta che mi entra il portale e la installo fissa, non con i reggipiani, la installo con degli angolari in alluminio ai fianchi in modo tale che io ci possa anche salire sopra, cioè che non ho problemi di carico. E sotto ci mettiamo un'altra mensolina alla metà e ci facciamo due portine. E così le porte le possiamo anche personalizzare o farle uguali a questa oppure personalizzarle tipo così. Ecco che allora
due portiere con le sue due maniglie, io apro lo scorrevole, mi vedo qui chiuso il suo bel portale tecnologico e qui le due portine mensola e il contenuto dei cassetti ci sta abbondantemente. Perdo i cassetti, ma recupero spazio e recupero tempo di lavorazione per le modifiche, perché lavorare dietro a quella cassettiera lì per portarla come sarebbe giusto che sia, cioè io adesso a spanne, voglio dire, ci metterei una giornata solo con la cassettiera, mentre se vado a recuperare due pezzi vecchi di portine, come ho recuperato quasi tutto qua dentro, vuoi dirmi che non trovo due portine da personalizzare e attaccarle in una mensola? Quindi sì, ero partito col concetto di eliminare un cassetto, ma il gioco non vale la candela. Quindi a sto punto lasciamo la cassettiera intera, troviamo un'altra locazione, non qui dentro, giustamente perché ormai cominciamo a riuscire ad inserire stuzzicadenti qui dentro, non più mobili, non più... ecco. E facciamo, secondo me, una cosa del genere. Intanto inizio a fissare una mensola fissa e vediamo di costruire il portale. Anche perché, ragazzi, come dicevo all'inizio, non è un progetto buttato giù in 3D, non è un progetto che è stato studiato che possa mostrarlo in 3D, è un progetto che sta andando a braccio. Quindi, man mano che vado avanti, vedo cosa è giusto fare, cosa non è giusto fare, se il gioco, appunto, come dico, vale la candela. Va bene, intanto un'infarinatura ve l'ho data. Il bussolotto è assemblato. Potrei mettermi a produrre subwoofer. Incredibile. Allora, ora è il momento, prima di inserirlo all'interno del suo vano, decidere per un discorso illuminotecnico. Quindi, nella parte alta andranno montate due lampade molto sottili e su un lato, penso sia, sì, questo lato qui, andrà montato un LED verticale. Rovescio. In questo caso non lavoreremo come la lavagna, ma lavoreremo direttamente al rovescio, perché io ho bisogno dell'illuminazione interna. Quindi mi avvarrò di un angolare, è anche un po' sporco, vabbè, ma l'ho recuperato, un angolare di estruso di alluminio anodizzato da 1x1, 1,5x1,5, scusate, visto che la larghezza del LED fa 12 mm, e andremo a tagliarlo e a montarlo praticamente... Addossato al fianco il LED verrà montato che spara la luce, il cono partirà da qui e farà tutta questa zona qui. Ora come ora però io devo troncarlo e montarlo interno, ma non così, perché se ricordate qui sotto c'è un vassoio. Aspettate che si rinquadratura, sì, l'inquadratura intera. Qui sotto abbiamo il vassoio scorrevole, dove avremo la parte inferiore che sarà il cuore dell'enclosure praticamente, tutti i cablaggi elettrici. Quindi io questo non lo posso montare che parte da sotto e arriva sopra, lo dovrò montare a una distanza tale in maniera che il vassoio ci scorre, che si apra. E questa è una cosa da calcolare. In effetti prima stavo facendo tutti i miei ragionamenti, ho detto oh, bello, lo taglio qua, monto e tac. Invece non è tac un cavolo. Bene, dovevo fare il grande banco più grande. Allora, tornando adesso un attimo indietro e facciamo un giro in giostra in questo sistema. Tornando indietro al vassoio che abbiamo visto precedentemente, io ho preparato anche i fianchetti. Sapete che certe lavorazioni non le faccio tutte a video perché sennò andiamo alle calende greche. Avendo ricordate il discorso dell'aggiunta posteriore che non è dello stesso spessore, avendo, io ho fatto il pezzettino, il fianchetto col gradino, qui si ferma qui perché qui abbiamo il frontale al rovescio e qui dobbiamo montare la guida scorrevole che andrà così, eccola là. Ora come ora, di sicuro già ho visto con il grande banco e anche con il vassoio digitale qui sotto, che in moltissimi mi avete chiesto come faccio a calcolare le dimensioni di installazione per le guide scorrevoli. È la cosa più banale del mondo. Allora, noi abbiamo
Non ho ancora preso i pennarelli, se no vi facevo uno schemino nella lavagna. Noi abbiamo un bussolotto, quindi misura che va da A a B, e quella è la misura che noi abbiamo già, ok? Abbiamo, ipoteticamente, facciamo sia 50 cm. Noi dobbiamo misurare lo spessore della guida nella parte centrale, lo spessore esatto della guida, facciamo questa misura per 2 e abbiamo la misura del corpo mobile. Quindi cosa significa? Che se noi lavoriamo con una struttura cassetto, allora dobbiamo fare 50, questo è 13, 50 meno 26 mm, quindi 50 cm meno 26 mm, la differenza che abbiamo nel corpo centrale è il corpo del cassetto, effettivamente, da fianco a fianco della struttura. In questo caso la cosa è un po' più complessa, perché qui abbiamo un vassoio dove lo scorrevole è nascosto, però dobbiamo calcolare l'area di scorrimento, quindi se il bussolotto in questione interno è 100, facciamo ipotesi, e abbiamo quindi il vassoio che è 99,5, io esprimo sempre in linea massima le misure in centimetri, e abbiamo 99,5, quindi con 2 mm e mezzo di aria per parte, noi dovremo questo non montarlo a filo perfetto, dovremo montarlo 2 mm e mezzo fuori, perché praticamente deve risultare l'aria dello scorrimento. Io mi auguro di essere stato chiaro. Nell'eventualità sapete sempre dove trovarmi, e qui nel canale, quindi scrivete su YouTube, oppure nei vari gruppi dove io posto, voi bombardate, non è un problema. Quindi ripeto, se abbiamo un corpo cassetto normale, allora dovremmo fare misura luce del bussolotto meno lo spessore d'ingombro del binario per 2, perché i binari sono 2, la misura che salta fuori è il corpo centrale del cassetto. Quando facciamo un vassoio dobbiamo calcolare sempre che dalla misura di uno scorrevole dobbiamo togliere l'aria che abbiamo lasciato di scorrimento, perché in questo caso di vassoio lo scorrevole è coperto, non è la scocca del cassetto attaccata così, stop, e qui abbiamo il frontale, qui abbiamo il cassetto, sì, abbiamo l'aria, quindi con questa noi simuliamo la spalla della struttura cassetto ipotetica, però dobbiamo considerare il vassoio che va a coprire e si deve fermare un pelino prima quel tanto che io ho calcolato come aria. Mi auguro essere stato abbastanza. Ora, fate i calcoli, 4 vitine e andiamo a bloccare le due spalle. Perché questo adesso, cioè da là che stavo spiegando l'illuminotecnica, sono passato al vassoio? Per il discorso del LED laterale. Il LED laterale dove io devo avere la certezza perfetta di dove arrivare con il profilo di alluminio, in maniera tale che il vassoio sottoscorra, perché non posso andare giù se non il vassoio non esce. Semplice la cosa. Allora, c'è una cosa che mi preme dirvi prima di proseguire a montare gli scorrevoli. Osservate niente di diverso rispetto al discorso di quando abbiamo fatto il vassoio, di quando abbiamo bordato, prima di bordare, che c'era da stuccare, che c'erano dei tasselli di stucco in bicomponente, che era venuto fuori un lavoro meraviglioso. Ecco, anche qui, anche questo progetto conserva il momento coglione. Cioè sta a significare che io ho rilevato le misure del vassoio pronte, non su questo, perché questo non era ancora assemblato, ma su quello, sul vano, dove all'interno ci va il portale. Quindi sta a significare che ho dovuto rifilare il vassoio per la differenza dei fianchi. Siamo tutti esseri umani, no? La cosa bella però è che non ho voluto rifilarlo da una parte sola e dall'altra lasciare le stuccature, no. A sto punto ho detto, anche se è il rovescio, non vede niente nessuno, tagliamolo parte per parte e rifacciamo il bordo. Ecco.
Ecco, anche qui il momento coglione svelato. E il vassoio è montato. Estensione totale. Ora ho dovuto accettare un compromesso, però. Perché questo? Perché in sostanza, quando io ho calcolato i 56 interni, perché abbiamo 58 profondità massima, quindi profondità totale 58, meno 2 di schiena, abbiamo un 56. Mi stava uno scorrevole da 55, come lo è questo, esatto. Però, qual è il concetto? Dov'è che l'ho messo? Adesso quello è da tagliare, quindi magari non si vede bene. Devo ancora prepararlo. Però io volevo non mettere il frontale così lo scorrevole usciva fuori di testa. Io volevo che venisse un lavoro così. Questo è un lavoro fatto da Luca Montemezzo. Non mi vergogno a dirlo. Non così, ma così. Allora, se io montavo un 50 avrei risolto, perché gli scorrevoli a sfere vanno di passo, cioè tutti gli scorrevoli vanno di passo di 5 in 5, multipli 35, 40, 45, 50, 60, 70 e via dicendo. Quindi, cosa succede? Che se io prendo il 50, quando esco si sarebbe fermato lì. E se io ho le macchine montate e voglio vederle da dietro e voglio fare manutenzione da dietro senza spostare la macchina, io così lo posso fare. Però per far questo ho dovuto montare un 55. Su 56, il 55 sarebbe andato perfetto se avessi avuto la scocca interna 57. Ma no! E allora cosa si fa? Si monta una Forstner da 15, visto che lo scorrevole è largo 10, e si fa una serie di fori in maniera tale da incassare la culatta dello scorrevole a metà schiena. A me bastava un centimetro. Ho sfondato praticamente 12 mm 13 all'interno senza uscire fuori e montando lo scorrevole, cioè la matrice appunto al fianco, ho mantenuto quei 20-22 mm qui davanti in maniera tale che poi io quando arrivo così non ho ostacoli. E il faccia a vista diventa una figata, anche se ben che siamo in un laboratorio, però purtroppo io sono nato difettoso sotto questo aspetto. La differenza tra far ben e far male si fa prima far ben, credetemi. Ok, allora, ora noi abbiamo la dimensione esatta per decidere l'altezza del profilo del LED che va qui. Possiamo considerare che in questa posizione sotto il vassoio andrà creata un'asola che poi andrà rifinita con un passacavo anche aperto, in maniera che mi entrino la luce del LED e il cavo del LED e anche le due lampade che sono qui, che i cavi cammineranno dietro. Dietro c'è uno spessore di 7-8 mm alla schiena, quindi voglio dire abbiamo tutti i cavi morbidi e mi entreranno qui sotto, sempre tutto qui nel vano tecnico. Sempre su, visto che andranno posizionate due macchine, ci sarà un passacavo qui e un passacavo qui, in modo tale che il cavo di alimentazione della macchina entrerà non da dietro, perché sennò mi tiene avanti il vassoio, entrerà nel passacavo, quindi io posso tirare, aprire e chiudere quanto voglio il vassoio e il cavo rimane sempre nell'ogiva, non va. Avrei potuto fare un'asola aperta, però poi quando tiro il cavo si sposta, quando chiudo devo andare a spostare il cavo perché chiudo. Cioè sono tutte sciocchezze che la mia testa dice che, a parte che è fatta male la mia testa, non seguitela proprio al 100%, che se io apro un vassoio, quando vado a richiuderlo, deve richiudersi. Cioè non è che devo fare altre tre operazioni perché vada a zero. Allora, a volte non si dorme manco la notte per pensare a ste sciocchezze. Quindi problemi di peso non ne abbiamo, perché ovvio che poi io non è che devo, che quando vado a lavorare a stampare il vassoio è aperto, perché qui ha una flessione perché le barre sono aperte, ma quando è qui è un muro. Un consiglio che vi do, allora adesso qui siamo in una situazione di un mobile appunto studiato per delle stampanti 3D.
Ovvio che il caso non vale se dobbiamo utilizzare queste guide per un cassetto, come ho fatto io per il vassoio digitale o per il grande banco. Però è fondamentale, secondo il mio punto di vista, che se dovete fare una cosa del genere, fate la stessa mia scelta delle guide, cioè con il soft close, cioè il rallentamento di chiusura a molla, quindi frenato e rimane tirato. Perché? Perché la macchina quando è in... Allora, c'è da dire che i software che hanno a bordo le macchine al giorno d'oggi sono software molto complessi e molto ben fatti sotto il mio punto di vista, perché vanno ad eliminare completamente le vibrazioni che la macchina può emettere finché lavora. Però c'è da considerare un però. Io qui ho due macchine sullo stesso vassoio e comunque sia, se alziamo la velocità le vibrazioni si alzano. Allora ci viene incontro il software che va a smorzare queste vibrazioni. Però è anche vero che questo quando è chiuso non deve essere chiuso a riposo lì appoggiato, perché sennò la macchina con la testa spostandosi mi fa vibrare il piano. Provate ad immaginare se le due macchine stanno lavorando all'unisono, come spesso succede qui da me, una fa mezzo progetto, l'altra ne fa un altro mezzo, oppure entrambe fanno due progetti diversi, che magari una faccia le vibrazioni che danno fastidio all'altra e l'altra fa le vibrazioni che dà fastidio a una. Io me la sono già studiata che se così fosse il problema, le due le divido, lascio il vassoio intero, una la appoggio qua e l'altra faccio un pianale fisso in maniera tale che siano distaccate, perché poi la struttura non vibra, però è il vassoio. Quindi avendo la chiusura soft close, quando il cassetto, quando le molle del binario le agganciano la matrice scorrevole, la tengono in tiro, perciò le vibrazioni sono praticamente nulle. Tra virgolette. Questa è un'idea che io mi sono fatto studiando un po' gli ultimi software delle macchine recenti che abbiamo come stampanti. Dovrebbe essere tutto andare tutto liscio, tutto perfetto, però è ovvio che il colpo in canna me lo devo sempre tenere come idea di soluzione se questa non funzionasse. Però io già fin qua sono arrivato e intanto le dritte ve le metto lì, tutto lì. Possiamo procedere a montare un po' di illuminazione. Allora, io non so a che punto siamo col video con la somma dei minuti, però credo si possa chiudere anche la seconda parte. Naturalmente ho dovuto farmi aiutare da mio figlio perché era impossibile la struttura centrarla. Qui ho lasciato un po' di spazio appunto per i cavi, centrarla nel foro esatto. Però ci siamo. Adesso ho attaccato un cavo, ho già fissato il suo trasformatore, poi sarà comandato da Alexa e quindi quando chiederò di accendermi le luci lei lo farà, come lo faceva prima negli enclosure di prima. E se avete notato, allora le due lampade spaccano le due mezzerie, appunto perché ho sempre parlato di due macchine. Mentre il LED ne ho montato uno solo. Ho voluto fare una cosa asimmetrica per il semplice fatto che qui ci va un tipo di macchina mentre qui ci va un altro tipo di macchina, il che significa che probabilmente non vi svelo nulla, è inutile dire probabilmente, non vi svelo nulla perché praticamente non è arrivato nulla. So che una è in corsa, una è in viaggio e l'altra siamo ancora in alto mare, ecco tutto lì. Quindi, bene, il discorso dell'angolare che facevo. Ora, qui quando le macchine saranno su, la comodità di lavorare anche ai lati delle macchine per fare manutenzione e quant'altro, tutta la caveteria naturalmente entra da lì, poi andrà sconnessa perché finché non ho le stampanti non posso fare praticamente, anche qui ci sono i due fori da 35 che dovrò fare il bicchiere, sempre in stampa 3D che fungerà da passacavo insomma, e qui sotto poi il frontalino che andrà a chiudere tutto e il frontalino sarà aperto, sarà areato perché comunque sia trasformatori scaldano e allora è giusto che ci sia una reazione. Il tutto dopo, ma lo vedremo, non dico la terza parte o più avanti, vediamo,
devo accingermi a smontare questa porta per capire che spessore sia, come ho già detto in precedenza, che spessore sia questo plexiglass bianco, perché poi da qui a qui diventerà trasparente. E quindi finché si lavora in laboratorio si può vedere le macchine all'interno, sia per un fattore di estetica, ma soprattutto per un fattore anche di vederle lavorare, insomma, ecco. E basta, ragazzi, allora non c'è altro da dire. Naturalmente è appoggiato solamente adesso sulla mensola inferiore, che per quanto mi riguarda i due angolari di alluminio io ci posso salire sopra qui senza nessun problema. Poi ovvio che quando arriveranno le macchine valutiamo un po' il tutto, ci saranno varie bobine di filamento, insomma di peso, un po' di peso ne va su, e non è detto che magari sulla parte bassa sotto, sulla fascia sotto agli scorrevoli, non possa schiaffare, come si può dire, no? Non si possa montare un paio di viti per parte che mi vanno ad ancorare direttamente la bussola ai fianchi e il portale ai fianchi. Ora vedete tutto scheletrico, però qui poi sarà chiuso, tutto chiuso, e sotto tutto chiuso, e il frontale che chiude. Quindi nel frattempo io mi auguro di essere stato esaustivo, non in quanto al fatto di mostrarvi un enclosure per stampanti, ma per come l'ho costruito, cioè proprio è una cosa semplice, basilare, oltretutto non è neanche stato incollato, fori e viti dirette, perché il mio laboratorio, come tutti i laboratori di Mecker al giorno d'oggi, più avanza la tecnologia e più si cerca di starne al passo quando ci si riesce. E quindi è sempre smonta, fa anche gli enclosure. Un anno e mezzo, vedete, smonta, fa, sposta. In effetti tutto il sistema è modulare, non per niente. Vi ringrazio come sempre per la vostra fiducia, per la vostra pazienza. Mi auguro di aver creato qualche spunto e noi ci vediamo al proseguo e alla prossima avventura. Ciao amici!